Uomini e donne, Luigi voleva corteggiare Mara, ma poi ha scelto il trono. Mara ha rivelato al Di Lunga siciliano di essere single da pochi mesi. Il fatto che non abbia completamente chiuso con il passato ha allontanato Luigi. Finalmente ha avuto inizio la nuova edizione del programma pomeridiano Uomini e Donne. Grazie alle notizie che circolano sui social, il pubblico ha saputo, prima della messa in onda della puntata del Trono Classico, che tra i tronisti ci sarà una vecchia conoscenza. Si tratta del giovane Luigi Mastroianni, ovvero la scelta di Sara Affifella. La sua relazione è giunta subito al capolinea, così Maria De Filippi non ha esitato a proporgli l'esperienza del trono. Quest'ultimo, secondo le anticipazioni, non si è presentato alle esterne con tre corteggiatrici per recarsi nel camerino della collega Mara Fasone. La bella siciliana, video, è rimasta stupita dalla visita inaspettata, ma poi si è sciolta. Durante il confronto ha fatto una rivelazione sulla sua vita sentimentale. Ora voglio pensare a me e al mio bene. Mara ha ammesso di aver chiuso definitivamente una storia con un uomo più grande di lei due mesi fa. Nonostante abbia dichiarato di provare interesse per Luigi, ha fatto capire che non è disposta ad abbandonare il trono per diventare una sua corteggiatrice. Il Di Lunga siciliano era rimasto folgorato dalla sua bellezza al punto che era disposto a fare questo passo. Poi ha cambiato idea. Non ha intenzione di corteggiare una persona che non ha chiuso ancora con il passato, video. I fans ricorderanno che Sara ha partecipato a Temptation Island con il fidanzato storico Nicola Panico. Dopo questa esperienza, i due sono andati a convivere. Le cose non sono andate per il verso giusto, dato che lei aveva ammesso di non amarlo più. A distanza di una settimana dalla rottura, si era seduta sul trono per rimettersi in gioco. Luigi non vuole vivere nell'angoscia che qualcuno possa ripresentarsi, dunque ha scelto di proseguire per la sua strada. Liti in studio con Lorenzo. Una ragazza, indignata dal comportamento di Luigi, è andata via, mentre le altre hanno deciso di restare per avere una possibilità con Lorenzo Riccardi, che non ha esitato a puntare il dito contro il suo eterno rivale. Ha insinuato che l'esterna fatta con Mara ha avuto un doppio fine, ovvero avere le telecamere puntate addosso e far passare lui in secondo piano. Se in precedenza i due hanno cercato di conquistare il cuore della modella di Venafro, stavolta si contenderanno alcune corteggiatrici. Tra queste c'è Carolina Schiavo, la tentatrice che ha avuto una importante visibilità grazie al fidanzato Gianpaolo Quarti.